Ecco, dopo il collegamento appunto ritorniamo in studio, dopo il collegamento che abbiamo avuto appunto con la nostra Maria Pia Carlucci in quel del Teatro Ariston, e dopo tutti i nostri collegamenti torniamo ancora a un grande protagonista appunto della scena sanremese, della storia appunto della canzone italiana, ma della storia in generale della musica leggera, e un grande percussionista. Io ricordo ancora tanti anni fa in Rai ho una piccola chicca che forse lui non ricorda, ma ricordo ancora un piccolo doloretto ancora qui per una bacchettatina che mi diede quando avevo 20 anni sulla testa. Sto parlando di Tullio De Piscopo. Ciao Tullio, benvenuto a Radio Roma. Ciao, buonasera. Tu non ricordavi di questo episodio, eh? No. Io ricordo questa cosa, che quando tu ti esibisti, io lavoravo con la Goggi all'epoca, sì. Tu ti esibisti praticamente a Via Turata 66, e ricordo che scherzando mi desti una bacchettatina proprio con la tua bacchetta magica da percussionista. E ricordo una cosa, che tu le tue percussioni le facevi addirittura con l'addome. Questa è una mia, ricordo molto bello di te. E, alla grande. Senti, invece ascolta, per quanto riguarda, l'altra sera hai duettato in maniera eccezionale con Michele Zarrillo e Daniele Silvestri. No. Con Cato. Ah, chiedo scusa perché mi hanno informato diversamente. No, scusa, ho sbagliato io. Ti chiedo scusa per questa gaffe. Comunque è stata una cosa veramente, un'esibizione molto importante. E è stato che ha decretato un po' il tuo ritorno al festival, anche se non come partecipante, effettivamente. No, praticamente noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato per 6 mesi al progetto Fabio Concato, no? Ecco certo. Il significato di perché io ero lì. Abbiamo fatto un primo CD che è uscito 1 mese e mezzo fa, per solidarietà al telefono azzurro, certo, ed è uscito in edicola. È stata una battaglia fondamentale che è partita proprio da Fabio Concato tanti anni certamente, fa. Certamente, tanti anni fa, sì, è uscito col Corriere della Sera, questo primo CD, col magazzino del Corriere della Sera, appunto in edicola, e venerdì, ieri, è uscito il CD ufficiale che porta il titolo del brano che ha presentato a Sanremo, Oltre il Giardino. Io ho lavorato con grande amore, con cuore, a tutte e due questi CD, ho messo il mio ritmo, la mia fantasia, il mio sentimento, e loro hanno voluto che io fossi presente la sera degli ospiti a Sanremo. Questa è una cosa molto, tra l'altro questa canzone di Fabio è stata veramente una canzone molto attuale, tra l'altro, parla di precarietà del lavoro. È molto bella perché è una canzone che ci appartiene un po', no? A noi che abbiamo questa età, quante ne abbiamo viste di gente che è rimasta senza lavoro in un momento in cui poi è difficilissimo. Io ho avuto l'esperienza di mio padre, grande batterista, che io ero piccolino, l'ho visto davanti allo specchio che piangeva, si guardava i primi capelli bianchi nelle tempie e piangeva, ma non piangeva per i capelli bianchi perché non l'avevano chiamato più per, come batterista, l'avevano messo da parte perché considerato vecchio a 49 anni. E guarda, neanche a farlo apposta, prima abbiamo avuto come ospite Mariella Nava, che sì, praticamente con cui abbiamo ricordato quel famoso Sanremo in cui vinse appunto, arrivò a seconda, anzi, la canzone Spalle al Muro, interpretata da Renato Zero, ma scritta appunto da lei, e quella sì, proprio la classica canzone, una canzone proprio con una, come dire, un emblema appunto di una, della classica canzone della persona che si sente vecchia e viene messa quasi da parte dal sistema. Purtroppo, ma è il sistema che è così, che è un sistema sbagliato. Ma questa forse sistema, alla fine è la vita. Ma come cosa possiamo, qual è la tua ricetta per fare questo? Qua praticamente quella di Mariella era un po' una metafora dell'invecchiamento dell'uomo e dell'artista nello stesso tempo, perciò sia l'uomo che l'artista in quel punto, che in qualche modo l'artista se ha fatto, se parliamo dell'artista, se sì, ha fatto la storia, ha fatto delle cose, deve avere massimo respect, certo, sempre, certo, sempre, soprattutto quando arrivano gli anni pesanti, che sono dai 55 in poi, quindi qualunque cosa fa questo artista che ha dato tanto nella vita va sempre rispettato. Certamente. Anche se può sembrare vecchio, ma va rispettato purtroppo. Chiaramente deve stare sempre nell'ambito di quello che è l'età, insomma, no?
Ma io penso che l'artista che alla fine ha dato qualcosa, ha scritto pagine bellissime, ha dato qualcosa di spessore alla musica e a quello che appunto è il tessuto sociale, appunto del tessuto proprio del musicale, appunto dell'Italia e del mondo in generale, sicuramente è quella persona che merita questo rispetto e continua ad averlo. Io però penso... Non in Italia, non in Italia. Sì, diciamo che... In Italia che... non è così, Però capito? Diciamo che poi alla fine è il pubblico che ricorda, il pubblico che lascia. Sì, ma è proprio il pubblico che non è buono. Tu ce l'hai un po' con il pubblico a questo punto. No, ma non il pubblico che viene a concedere. Forse viene educato male il pubblico, mettiamola così. È l'Italia che è così. Io per esempio parlavo prima del benvenuto Tommaso Zanello in Arte Piotta, che nel 2004 ha partecipato a un festival molto bello organizzato da Tony Renis, in cui effettivamente hanno partecipato tantissime etichette indipendenti, dove forse era un festival un po' più libero. Però quello lì è stato una mosca bianca appunto nella storia del festival. Ma quello era un festival un po' razzista, perché non c'era nessuno oltre i 40 anni. Tu dici che è stato proprio per dare più spazio ai giovani? Sì. Diciamo che c'erano dei pro e dei contro forse, però ecco, io per esempio ho parlato... A me non mi è piaciuto quel festival, comunque. Comunque io ho parlato in questi giorni con diversi tuoi colleghi che effettivamente hanno un po'... Poi a parte in generale io in radio faccio tante puntate su artisti che hanno fatto veramente la storia appunto della musica, indipendentemente adesso da Sanremo, e spesso si sentono un po' relegati all'angolo appunto di quello che sono le scelte delle discografiche. E stiamo parlando di artisti veramente di grande livello e soprattutto, e poi spesso forse anche la programmazione televisiva ormai i gusti vengono... purtroppo non ci sono canali promozionali per gli artisti italiani, perché sono tutti quiz, c'è una sola manifestazione dove si può presentare la musica italiana ed è Sanremo, purtroppo c'è solo quello. Ah certo. Bisognerebbe inventare altre trasmissioni per la musica, no? Tra l'altro tu so che hai anche una scuola, mi sembra, a Milano. Meno male.